Bianchieri, all'indomani dell'allerta rossa e del maltempo della giornata di ieri, che ha fatto effettivamente danni nel comune di Sanremo, un messaggio importante. Innanzitutto dei ringraziamenti alle persone che sono intervenute. Sì, ringraziamenti, a volte si fanno un po' di rito, devo dire che questa volta qua veramente ho voluto aprire la conferenza stampa facendo un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato tutto il pomeriggio, la notte, stamattina, no? A partire da tutti i nostri dipendenti pubblici, alle vigili urbani, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e tutti i volontari che sono stati straordinari. Veramente, ieri chiunque passasse di qua nel pomeriggio è stato dalle 2:30 alle 19:00, posso dire che c'è stata una situazione difficilissima, organizzata dal nostro comandante Frattarola con tutte le persone che siamo riusciti in gran parte subito a raggiungere e a dare delle risposte ai cittadini che chiamavano. Basta pensare ai numeri, sono stati fatti più di 100 interventi, sono state sfollate in via precauzionale 150 persone, ci sono stati i problemi ad arrivare ieri a raggiungere il Borello per due frane che poi sono diventate quattro. Si è visto anche nei vari film, nei vari video che sono passati tra i social, anche la difficoltà con cui si lavorava. E oggi pensare che da poche ore è stata riaperta una corsia della strada del senatore Marsaglia e da Monte Ortigara, la viabilità è stata ripristinata. Mi ha fatto veramente dire grazie, grazie a tutti, anche alle aziende private che hanno lavorato tutta la notte insieme ai Vigili del Fuoco. Oggi chiedete alla Regione Liguria di farsi capo col governo per decretare lo stato di calamità naturale. È molto molto preoccupante. Abbiamo 30 metri di strada in Valle Aramea che praticamente non c'è più, ci sono anche delle famiglie che sono isolate, ci sono, che al momento non possiamo intervenire in urgenza perché il livello del torrente è troppo alto, c'è tutta una situazione legata a Borello, a San Romolo che abbiamo visto in che condizioni è. Io credo assolutamente che ci sia bisogno, ma non solo per Sanremo, ovviamente parlo io come sindaco, ma anche di altri comuni limitrofi, che ci sia una situazione veramente, veramente difficile, che uno stato di allerta sarebbe da richiedere o perlomeno sono intervenire immediatamente con dei fondi straordinari, perché qua si parla di milioni e milioni di euro di danni. Grazie.